Buonasera signori e signori, dunque gara 4 qui a Bologna fra Pallacanestro, Varese, Roosters e Kinder Bologna. Siamo sul 2-1 per la squadra di Carlo Recalcati dopo le prime due vittorie e poi la rocambolesca sconfitta al Palainis di martedì scorso. Pubblico nelle grandissime occasioni qui a Casalecchio. Vediamo i quintetti in campo mentre c'è Santiago, ben servito da Andrea Meneghini, che realizza i primi due punti della partita. Vediamo i quintetti in campo. La formazione di casa gioca con Rigodò, Abbio, Sconocchini, Edwards e Nesterovic. Risponde la squadra di Varese con Pozzecco, Meneghini, mentre va a tiro e sbaglia Edwards. Rimbalzo che viene catturato da Meneghin. Dicevo, intanto Daniel Santiago si gira e realizza, ma c'è una infrazione di passi segnalata dal signor La Monica. E quindi si riparte con la Kinder, che deve recuperare due lunghezze. Vediamo se riesco a chiudere con questo benedetto quintetto di Varese: Pozzecco, Meneghin, Mrsic, De Paul e Galanda. Santiago. Incursione di Sconocchini che va a sfondare, secondo Colucci. E quindi si riparte con Varese in possesso di palla. 2-0. Mrsic, Meneghin, De Paul, si muove bene De Paul, poi perde palla, vola Sconocchini, contropiede, Abbio va dentro, sbaglia, c'è un fallo di Pozzecco. Subito Pozzecco che riconosce l'errore. Vediamo, sì, va a toccare l'avambraccio di Alessandro Abbio, eroe della partita, eroe di gara 3. Due su due ed è parità. 1:36 trascorso all'inizio della partita. Gianmarco Pozzecco, Daniel Santiago si gira bene, infrazione di Santiago lungo la linea di fondo e si riparte con Antoine Rigodò. Edwards, c'è Meneghin su di lui, va dentro, Edwards realizza. Vantaggio Bologna, 4-2. Mrsic, Santiago, Pozzecco. Pressione psicologica notevolissima. Santiago, fallo su Santiago. Fallo fischiato ad Alessandro Abbio. In lunetta Daniel Santiago, mentre Charlie Recalcati va a dire qualcosa a Pozzecco. Errore di Santiago, realizza però il secondo. 4-3 per Bologna. Dicevo che in particolare la Kinder sente addosso un peso davvero notevole, perché sa perfettamente quanto sia delicata la partita di questa sera. Deve assolutamente vincere Bologna per portarsi sul 2-2 e poi giocarsi tutto domenica a Varese nella quinta partita.
Noi naturalmente ci auguriamo, mentre sbaglia Nesterovic il rimbalzo di Meneghin, noi naturalmente ci auguriamo che le cose non siano così. C'è un fallo di Rigaudot su Meneghin. Primo fallo di Rigaudot. Credo che anche il pubblico, almeno da queste prime impressioni, sia conscio della pericolosità del momento, mentre Andrea Meneghin va e realizza il primo tiro libero a sua disposizione, 4 pari. Due su due per il capitano, vantaggio di Varese 5-4. Abbio chiama palla, Nesterovic la riceve, Sconocchini sulla linea dei 6,25 m, poi ha servito Edwards, bello il movimento di Billy Edwards, molto bello. Il canestro è stato il frutto della qualità della sua azione. 6-5 per la Kinder, Gianmarco Pozzecco. Servito fuori Sandro De Paul, poi Andrea Meneghin, è lui a chiamare lo schema, si alza da lontanissimo, mamma mia! Il capitano con grande nonchalance ha sparato un missile a 7 metri. Più 2 per i Roosters, 8-6, 16-18 a giocare. Sconocchini, Edwards sta tentando e sta forzando molto Edwards nell'uno contro uno, ha già si è già guadagnato un paio di buoni falli. E lunetta Bill Edwards. A segno, 8-7, Danilovic in panchina, ha sbagliato il secondo tiro libero, Pozzecco vola in contropiede, preferisce fermarsi, De Paul è liberissimo, va a realizzare da 3 punti Sandro De Paul. Più 4 per Varese, 15-48 al termine del primo tempo. 2 triple hanno costruito questo vantaggio. Primo fallo di Santiago. Fallo fischiato Daniel Santiago. Andrea Meneghin va a parlare con la Monica. Qui abbiamo dei tifosi, insomma, con un quoziente intellettivo vicino allo zero, che ci vengono a urlare proprio nelle orecchie. Secondo fallo di De Paul. Secondo fallo di Sandro De Paul. 2 tiri liberi per il Rigaudot. E lunetta, Antoine Rigaudot. Uno dei giocatori che ci piacciono di più. Sbaglia intanto, davvero giocatore completo, sa fare tutto, è sempre un piacere vederlo. Realizza il secondo, 11, secondo tiro libero, 11-8 per Varese, dunque con Andrea Meneghin a portare palla, riceve Sandro De Paul, Santiago, e torna il pallone nelle mani di Pozzecco. Meneghin chiama palla Santiago, bello bello questo lavoro di Varese, Pozzecco, Meneghin, Santiago, giocata di grande limpidezza e semplicità, e non sbaglia Daniel, schiacciando di prepotenza e anche di eleganza. 3-18 dal fuori, sbaglia il rimbalzo, gran rimbalzo di Bill Edwards, poi stoppata di Santiago, giudicata regolare. Ok Daniel, ok, va bene così, e c'è un time out. Time out chiesto alla Kinder.
Messina ci vuole parlare sopra, mentre Recalcati è abbastanza tranquillo. Si riparte con Edwards che ha ricevuto da Skonokin. Rigaudot va dentro, bello questo canestro di Rigaudot. C'è, vediamo, sì, ha proprio ricevuto un colpo nettissimo proprio direi sullo sterno. Daniel Santiago è entrato col involontariamente, credo, Rigaudot col ginocchio alzato, quindi si è ripreso Santiago. Varese continua comunque a condurre con tre lunghezze di vantaggio, 13-10, 14 minuti e mezzo da giocare. Sfondamento fischiato a Santiago. Secondo fallo di Santiago. Secondo fallo di Daniel Santiago. Si riparte. Skonokini lo aspetta da quelle parti. De Paul, poi Edwards, poi Abbio, Nesterovic. Fallo, terzo fallo di Santiago. Non valido, terzo fallo di Santiago. Subito il cambio. Escono Mrsić e Santiago, entrano Vescovi e Galanda. Rigaudot, servito Abbio. Fallo di Pozzecco. Secondo fallo di Pozzecco, ottavo di squadra. Secondo fallo di Pozzecco. Si va a... c'è un cambio? Il Lunetta Abbio. Assegno. Tre punti per Abbio, miglior realizzatore fino a questo momento Edwards con 5. 2-2 per Alessandro Abbio che riporta sotto la Kinder, 12 per la Kinder, 13 per Varese. Trascorsi in questo momento 6 minuti dall'inizio della partita. Pozzecco perde palla, contropiede e c'è Bill Edwards che realizza. Sorpasso delle V nere. Pozzecco, c'è Abbio sempre lì. De Paul, va Sandro De Paul, sbaglia, ma c'è anche un fallo. Aveva, sembrava che la palla beffasse De Paul, invece è andata a depositarsi nella retina e c'è stato anche un fallo fischiato su di lui. Gioco da tre punti per Sandrone De Paul. Varese a due lunghezze di vantaggio, 16-14. Tre falli, lo ricordiamo, di Santiago. Edwards non ha paura di niente, sbaglia, rimbalza, eccolo qua, bravo Jack, subito Pozzecco. Chiama palla De Paul, taglio di Vescovi, riceve palla proprio Cecco, fa vedere fallo di Rigaudot, credo perlomeno. Sì, Rigaudot, secondo fallo per lui. Si va a una rimessa per i Roosters. Pozzecco, Galanda, Pozzecco, Galanda, oddio, oddio, che, ma chi ce li ha due così? Bellissimo, bellissimo questo gioco, bellissimo, lo dico ancora, bellissimo. Più 4 per i Roosters, bello, bello, bello questo gioco, beh, davvero una risposta immediata della Kinder con
il canestro poi di Nestero. Bello, mamma mia, uccellato e lasciato sul posto da Gianmarco Pozzecco. Alessandro Abbio, che pure è davvero fisicamente un ira di Dio, lo ha proprio mollato. Recupero di Varese, Andrea, grazie capitano. Peccato che il suo pallone, si lamenta, se l'è presa con se stesso per l'errore. Più 4 comunque per Varese, 20 a 16, fallo di Vescovi. 11:50 da giocare in questo primo tempo. Primo fallo di Vescovi. Il primo fallo di Cecco Vescovi. Non si dà pace Andrea ancora. Ugo Sconocchini. A segno. Messina e Abbio. Sbaglia e poi prende due rimbalzi di fila. Edwards, qui colpa comunque di una difesa varesina, mi è sembrata poco reattiva, aver concesso a Edwards due rimbalzi consecutivi, non ci sono stati aiuti. Necessario taglia fuori di uno degli uomini in casacca rossa, doveva esserci, invece non c'è stato, e quindi si riavvicina ancora, è proprio lì Bologna. Ecco Lucio Dalla. Pozzecco, 20 a 19 comunque per Varese. Meneghin, De Paul, qui c'è un fallo nettissimo su De Paul. Sconocchini si accusa del fallo senza problemi. Secondo fallo di Sconocchini. È pronto a entrare Crippa. Vediamo se riuscirà a bucare la zona. Ecco, oh, incredibile, buona giocata ma pessima soluzione al tiro, infrazione di passi, perfetta scelta di Colucci. Peccato per Varese, ha buttato via un'azione che era praticamente perfetta nella sua costruzione. Esce appunto Antoine Rigaudot, è rientrato intanto Mrsic per Meneghin. Quindi Crippa, Abbio, Sconocchini, Edwards e Nesterovic per Bologna, che come stiamo dicendo adesso con questa zona potrebbe davvero, e infatti stavo dicendo, armare la mano di Veljo Mrsic. Pallone che termina sul fondo, a toccarlo secondo Colucci è stato un giocatore di della Kinder, quindi rimessa per la squadra di Carlo Recalcati. Molto allungata questa zona di Bologna. 10:50 al termine del primo tempo. Mrsic perde palla Varese in modo piuttosto goffo, tra l'altro, secondo noi. Vediamo se nel replay c'è stato magari se c'è stato il tocco di uno dei giocatori della Kinder. Peccato, un'altra occasione sprecata dai ragazzi. Sconocchini, Crippa, Edwards, si prepara un buon tiro, fallo di Mrsic. Primo fallo di Mrsic, e c'è un time out chiesto da Carlo Recalcati sul punteggio di 20 a 19. E vediamo qualche dato. 4 punti di Abbio, 2 punti di Nesterovic, 9 punti di Edwards, 1 di Sconocchini, 3 di Antoine Rigaudot per Bologna, che ha tirato
con il 56% da due punti, 5 su 9, 0 su 2 da 3, totale 5 su 11. 5 rimbalzi per Bologna, 4 per Varese. Varese ha tirato meglio nel tiro da 2, 5 su 6, mentre realizza Sconocchini. Ha tirato col 100% da 3, 2 su 2, con De Paul e Meneghin. Realizza anche il secondo e c'è il terzo tiro per Sconocchini, che porta a più 2 Bologna. 22 a 20, 10 minuti e 16 da giocare. Pozzecco, prova De Paul, fallo di terzo fallo di Sconocchini. E alza il quintetto, alza il quintetto Messina, dentro Frosini per Sconocchini. Vediamo se Sandro sarà freddo come il giocatore che è appena uscito, che ha fatto 3 su 3 dalla linea di liberi un attimo fa. 2 su 2 fino adesso per De Paul. Sbaglia il terzo tiro. 22 pari e 10 minuti esatti al termine del primo tempo. Crippa Edwards. Rosini, c'è Abbio che riceve da Crip, va dentro, c'è ancora Edwards che trova lo spazio per fare una buona cosa, sbaglia poi Abbio il tiro. Sandro De Paul si muove bene, torna indietro e dopo essersi fermato ha servito Pozzecco, poi ancora De Paul, Pozzecco. Bello questo gioco di Varese, che poi non riesce ad andare al tiro che aveva di fatto pensato. Mancano 5 secondi per andare al tiro. Mrsic, Galanda sbaglia, c'è un rimbalzo di Nesterovic, Crippa non spinge, si ferma. 9 minuti alla fine, 22 pari. Frosini, Edwards, Nesterovic contro Galanda, sporca questa azione Cecovescovi, Edwards, mancano 5 secondi, va al tiro Edwards, sbaglia, rimbalzo di il piccolo Pozzecco che spinge, vediamo cosa inventa Gianmarco, c'è un fallo nettissimo. Entra Meneghin per De Paul, esce Edwards, rientra Rigaudot. Applausi meritatissimi per Billy Edwards, che si è davvero fatto notare nella prima parte di questo primo tempo. Eccoli qui Danilovic e Edwards, 2 su 2 intanto per il Poz, e Varese guadagna due lunghezze di vantaggio, 24 a 22, 8 minuti e 26 da giocare. Abbio chiama palla Nesterovic, la riceve, lo sfida al tiro Giacomo Galanda, poi cerca di prepararsi, buono questo lavoro di Bologna, sbaglia poi e c'è un fallo secondo noi che gli arbitri hanno visto. Vabbè, comunque Pozzecco ha la palla nelle mani, vediamo che cosa farà. Pozzecco sempre, Meneghin, c'è stata una buona azione di Abbio, vediamo cosa succede, perde palla ancora Bologna, non è un momento di bella pallacanestro, perde palla Pozzecco, no, si può giocare sicuramente meglio. Errori da una parte e dall'altra. Crippa, Nesterovic riceve Abbio,
Nesterovic, fallo di Galanda. Secondo fallo di Galanda. 24-22. Due tiri liberi per Nesterovic. Due tiri per Nesterovic. Eccolo qua. Fortissimo. Nesterovic. Proprio un minutino per Bill Edwards di riposo, subito, eccolo, riprepararsi. Un punto di vantaggio per Varese, 24-23, 7-14 da giocare. Servirebbe la mano di Mrsic contro questa zona. Va al tiro, no! Come si dice, la palla aveva molte gambe. Va dentro Galanda, 26, Varese 23, Bologna 6-45 al termine primo tempo. Rigodon, Crippa, Abbio, chiama palla Nesterovic, ancora fallo di Galanda. Bisogna stare molto attenti. Ah, terzo fallo addirittura. È uscito Pozzetto, è rientrato De Paul. A segno Nesterovic, 24 Bologna, 26 Varese. Non sbaglia Nesterovic, che esce applaudito. D'altronde con una panchina come quella di Bologna si può fare quel che si vuole. Vescovi, De Paul, gira bene la palla, Vescovi, sta difendendo molto molto forte Bologna. Mrsic, Galanda, va al tiro Galanda, sbaglia, rimbalzo di Rigodò, Crippa, ancora Rigodò, poi Crippa. 26-25 per i Roosters, 6 minuti alla fine del primo tempo. Rigodò in angolo, Abbio libero, non tira, serve Frosini, sbaglia, rimbalzo di Mrsic, calma, calma. Miglior realizzatore fino a questo momento Edwards con 9 punti, poi 8 punti di De Paul. No! Ma non si può sbagliare una cosa simile, palla letteralmente consegnata. Edwards va dentro e segna. Time out chiesto a Varese, questo errore di Mrsic, per carità, ma con tutto il bene che vogliamo a Velio non può essere giudicato comprensibile né tantomeno giustificabile. Varese non sta riuscendo a bucare la zona. Mrsic, Meneghin, Vescovi, realizza Cecco Vescovi. Vescovi. Più uno per Varese, 28-27. A Rigodò. Edwards, ancora a Rigodò. Frosini non se ne sente di tirare, invece ci prova, è come Rigodò, che però sbaglia. Ecco Meneghin. Vescovi, Meneghin, Mrsic, c'è un piazzato per Velio che però non mi sembra fino a questo momento in gran giornata.
Edwards, va lui sì a tirare, sbaglia. Meneghin in palleggio, abbiamo visto Messina chiamare molto arrabbiato un time out. De Paul, Meneghin, Mrsic, bisogna muoverla di più, muoverla sì più. Galanda, bravo Jack, un bacio a Jack. Non è assolutamente facile riuscire a gestire un'azione come questa, arrivare agli ultimi secondi e dover tirare fuori un tirello come questo. Tre minuti e 43 alla fine del primo tempo, rientrato Abbio per Frosini. Rigaudot liberissimo, sbaglia, rimbalzo di De Paul, si è alzato in un gesto di rabbia Danilovic. Meneghin in palleggio, De Paul insiste nella zona, Mrsic, De Paul, Vescovi, Mrsic, bello, bello, ha girato bene, errore però, rimbalzo di abbiamo visto Edwards che ha aperto in modo direi forse un po' precipitoso il contropiede, non c'è arrivato Crippa e Varese resta in possesso di palla guidando con tre lunghezze di vantaggio, 30-27, 2-52 da giocare. Vescovi, ancora una palla persa da Varese, sono ma palle letteralmente date, consegnate agli avversari, neanche sporcate magari con una intercettazione, proprio letteralmente consegnate, almeno tre. Edwards va dentro, non sbaglia, Edwards si sta affidando alla produttività dell'ex giocatore di Varese, Bologna, 30-29. Per Edwards ci sono 13 punti. Va dentro De Paul e riesce a realizzare un canestro di quelli proprio che, guardate un po', bravissimo Sandro. 32 Varese, 29 Bologna, 1:50 a giocare. Forza la difesa, forza. Bello, bello Andrea, così, così. Così, così Andrea. Sfondamento, sfondamento. Terzo fallo di Rigaudot. Esce Mrsic ed entra Pozzecco e questo è un cambio che condividiamo, per età meno cambio Galanda Zanus Fortes. Speriamo che Cristiano riesca a farsi notare in questa gara di muscolari con Nesterovic o eventualmente Binelli. Pozzecco, Meneghin, De Paul, Pozzecco, Meneghin, bello, bello, è andata proprio bene la palla. Bello questo canestro, è liberatorio come qualcosa altro che non si può insomma raccontare durante una telecronaca. Un minuto e tre secondi alla fine, Varese ha sei lunghezze di vantaggio. Forza questa difesa, forza. Binelli, Crippa, Abbio chiama palla, la riceve, va dentro, bella, sfondamento. Cristiano, mi scuso, buona cosa. Pozzecco in palleggio, 46 secondi alla fine del primo tempo. Vescovi chiama palla Pozzecco,
deve dargliela però. Poz. Oh, fallo di Zanus Fortes. Ma credo che se vorrei rivederlo, perché secondo me se avesse spinto l'avversario la palla non l'avrebbe schiaffeggiata, credo perlomeno l'avrebbe presa proprio, insomma. Cambio Varese. Ho molti dubbi. Due tiri liberi per i Eagles. Molti dubbi. Lunetta Edwards, assegno, 33 secondi alla fine. Varese ha 4 lunghezze in questo momento, 35 a 31, 30 secondi in una azione, il tempo di una buona azione, speriamo che non lo sia secondo il lessico della nostra bellissima lingua. Se un'azione buona, non una buona azione. 11 secondi, Pozzetto. Pallone deviato. Ma lasciamo stare veramente. Questa proprio della serie. Facciamo fare, troviamo il tempo per fare un'azione. Ecco. Sbaglia Edwards. E finisce. Non commento quest'ultima decisione della coppia arbitrale per non incorrere in qualche squalifica. Si è chiuso il primo tempo sul punteggio di 35 a 31 per la formazione di Carlo Recalcati, un vantaggio sotto gli occhi di tutti decisamente meritato. Sempre 35 a 31 per Varese. Nesterovic prova Rigodò. È uno sfogo, è il primo canestro da tre punti della partita. Perché nel primo tempo c'è stato uno 0 su 6 dai 6,25 m per Bologna. Quindi 0% da Daniele, 6,25 m. Mentre invece Varese aveva 3 su 7. Pozzetto. Un punto solo di vantaggio. Gianmarco va dentro, sbaglia. Rimbalzo di Rigodò. 35 a 34. Edwards, vediamo cosa fa. Sbaglia. Rimbalzo di Zanus Fortes. Si era mosso ancora una volta con grande eleganza e anche efficacia. Ha sbagliato la conclusione Bill Edwards. Nel primo tempo vediamo i punti di Bill, 15 punti, 5 su 10 da 2 e 5 su 6 dalla linea dei liberi, decisivo. Noi vorremmo che questo giocatore, oh mamma, allora adesso lo chiamo sempre. Bene, Mrsić dall'angolo, forza Velion, tranquillo. Questa zona è roba tua. 38 a 34 per i Roosters. Nesterovic. Bravo Cristiano. Fallo di Meneghin, credo. Rimessa dal fondo. Abbio, fallo di Mrsić. Non mi è piaciuta la difesa di Varese in questa occasione. Secondo fallo di Mrsić. Vediamo qualche cifra intanto. Primo tempo, 7 su 15 da 2 per Bologna, 9 su 12 da 2 per Varese. Come dicevo, 0 su 6 da 3 per i padroni di casa, 3 su 7 per Varese, e che equivale a un complessivo 33% di Bologna, un 63% di Varese. Più o meno lì sul ai liberi, 81% Bologna, 80% Varese, e 13 rimbalzi per Varese, 11 per Bologna, quindi Varese sicuramente meglio. Mentre Sandrone De Paul, mamma Sandro, ok, 5 minuti trascorsi all'inizio del secondo tempo, 41 Varese, 38 Bologna.
Pozzecco insiste nella zona. Velio. Oh, questa è sfortuna. Abbio ha avuto credo un solo attimo di disattenzione. Meneghin, terzo fallo di Meneghin. Vediamo se sì. Si riprende con una rimessa d'attacco per Bologna. Bologna deve recuperare 3 punti, mancano 14 minuti e 32 secondi alla fine di questa partita. Abbio, Edwards, Binelli liberissimo, sbaglia, il rimbalzo è di Abbio. No, voto basso in questa azione per Varese, al di là dei meriti di Abbio che è sempre reattivo, ma qui, Gianmarco qui diciamo pure ha dormicchiato. Va a schiacciare Zanus Fortes e Pozzecco si fa perdonare diciamo, la leggerezza difensiva di poco fa. Bel canestro di Chris, più 3 per Varese, 43-40. Abbio senza problemi, Binelli, ed ecco il vantaggio di Bologna, 45-44. Meneghin, De Paul, Pozzecco va dentro, sbaglia, rimbalzo di Nesterovic e fallo di Galanda. Eh sì, a me sembra che ci fosse, vediamo. Sì. Il Lunetta Nesterovic, il pubblico si scalda. Sbaglia Nesterovic. Ancora un tiro per il numero 8 della Kinder. Sbaglia e c'è un fallo questa volta credo di Binelli. Nel primo tempo Nesterovic in 18 minuti 5 punti e 3 rimbalzi. Riparte Varese che deve recuperare una lunghezza. 45-44 per la Kinder. Ci avviciniamo a metà della ripresa. Pozzecco, Meneghin, De Paul, Galanda, Zanus Fortes. Anche questa è una scelta secondo noi suicida. Secondo noi non si può, guardate, è andato proprio a mettersi dove non doveva proprio collocarsi. Aveva un tiro davvero comodo. Fallo di Pozzetto. Varese non sta giocando con tranquillità. Più reattiva oltretutto Bologna. È uscito Nesterovic, è entrato Frosin. Messina ha capito che la presenza di Gus Binelli in questo momento è fondamentale, per cui si guarda bene dal toglierlo. Eccolo qua. A segno Binelli. Due lunghezze di vantaggio per Bologna, 46-44. Ancora un tiro per lui, sbaglia. Pozzetto. Vediamo se
la presenza di Vescovi riuscirà a dare un po' più di pepe all'attacco varesino. Vescovi, eccolo qua. Cecco si è mosso benissimo, fallo su di lui. Primo fallo di Frosini. Il primo fallo di Frosini. Due tiri liberi per Vescovi. Due tiri liberi per Cecco Vescovi. A segno il primo, bravo Cecco. 45 Varese, 46 Bologna. È parità, 2 su 2 per Cecco, 46 pari, 9 minuti e 56 da giocare. Crippa in palleggio. Abbio. Edwards. Bella, bellissima questa palla di Edwards per Abbio. Ecco, io direi che questi due giocatori sono quelli che hanno creato i problemi maggiori a Varese. E adesso deve recuperare due lunghezze. Jack Gallanda. Jack, ti ringrazio Jack. We believe in you. Più uno per i Roosters. 9 e 9 al termine. Che giocasse un po' meglio questa difesa. Abbio. Edwards, stare attento Galanda che ha 4 falli. Abbio va anche al tiro, sbaglia il rimbalzo di Sandro De Paul. Ok Sandro. Pozzecco pronto a rientrare. Nesterovic, De Paul, Vescovi, Pozzecco, prova il tiro Pozzecco, niente a fare. Vinelli. Gianmarco, ogni tanto non lo capisco, ha avuto sicuramente occasioni migliori per andare al tiro, a un tiro comunque più facile davvero, e invece in questa occasione secondo noi ha forzato. Comunque dall'altra parte anche Bologna è riuscita a sbagliare, quindi Varese con De Paul va in azione d'attacco, sbagliato, rimbalzo di Binelli, decisivo Binelli in questo frangente. 49-48, 8 minuti da giocare, più uno per i Roosters. Rigodò pronto, ecco qui Rigodò e Nesterovic. Binelli, bellissimo canestro di Binelli. Eh beh, 59 Bologna, 49 Varese. Galanda. Vediamo se Varese impedirà di scollarsi. Pozzecco va al tiro. Niente da fare per Pozzecco. Niente da fare. 7 minuti e 12 al termine. Più uno per Bologna. Palla in possesso proprio dei giocatori di casa, che fortunatamente per Varese perdono palla. Escono Pozzecco e Zanus Fortes, rientrano Meneghini e Santiago. È rientrato anche Sconocchini. Ci ha ripensato Messina, non ha fatto risedere Rigodò, ha fatto entrare Sconocchini. Prova Sandro De Paul, c'era un fallo, niente, no, tutto normale. Abbio, perde palla Abbio, infrazione di passi. No comment, veramente. Questa decisione. Anche questo è da discutere. Edwards, fallo di Santiago, il quinto fallo. Tutte le volte che Santiago ha provato a difendere Santiago, che ha giocato
pensate, 7 minuti, 5 punti, nessun rimbalzo. In lunetta c'è Bill Edwards, 6 minuti e 41 da giocare. Sbaglia Edwards. A segno 51 a 49. Meneghin. Vescovi. De Paul, bellissima azione. Si arrabbia Messina con Nesterovic. 51 a 51. Canestro molto importante questo. 5 minuti e 33 alla fine. Deviazione di Galanda. Esce Edwards, entra Rigaudot. Rimessa dal fondo per la squadra di casa, effettuata Antoine Rigaudot. Abbio. Sconocchini, Rigaudot, prova il tiro Rigaudot, sbaglia, c'è un rimbalzo di Galanda. Buonissimo questo rimbalzo di Jack. 5 minuti alla fine. Muoviamola questa difesa. Vescovi. Cecco Vescovi, che numero, Cecco, che numero. Il Marin è tornato a colpire, guardate che azione strepitosa di Cecco. Forse l'azione più bella della partita. Più due per Varese, forza ragazzi. Abbio, chiama a palla Nesterovic, morbido il suo tiro, ma sbaglia il rimbalzo di, mi era sembrato De Paul, e ho visto bene, mi è sembrato di vedere un gatto, un gattone biondo. 4 e 17 da giocare. De Paul, Meneghin, Mrsic, Meneghin. De Paul. Vescovi, prova Cecco. Oh mamma, 5 punti di fila di Cecco Vescovi. E subito Messina chiama la il minuto di sospensione. Grandissimo Cecco Vescovi, ha fatto due cose da manuale. 56 a 53 il punteggio sempre. Edwards, Sconocchini, Abbio, Edwards. Sbaglia il rimbalzo di Galanda, c'è un fallo di Abbio. Mancano 61 secondi alla fine. Terzo fallo di Abbio. Deve star calmo anche il vostro cronista, oltre ai giocatori. E qui veramente Jack, sei grande, deve star calmi. 3 punti di vantaggio. Si va da... Poi so perfettamente che in queste occasioni si dice sempre qualcosa di scontato e magari anche banale, ma qui davvero ci vuole tutta la tranquillità di questo mondo per non commettere qualche fesseria. Varese ha 3 lunghezze e palla, e la palla adesso si andrà con uno dei miei giocatori preferiti. Questo credo che l'abbiate capito ormai da un bel po', Jack Galanda.
c'è Galan. 57-53. Jack Galanda, 2 su 2, 5 punti di vantaggio, mancano 58 secondi. Difende bene Varese, poi Sconocchini trova un tiro da 3. Mamma mia, ma perché questo destino? Completamente scoordinato, con la mano di un avversario addosso, è riuscito a infilare una palla pesantissima. 58-56. Neanche un tiro. Vediamo, 38 secondi. Mrsic. Galanda gli porta un blocco, Mrsic vuole andare lui a chiudere. Galanda sbaglia, prende rimbalzo Jack e c'è un fallo di Abbio. Se potessi stoppare il tempo in questo momento, ma fermare proprio tutto, tutto anche i 7.000, quanti sono? 7.621 presenti qua, andare ad abbracciare Galanda, adesso non mi può tradire. 59-56, questo puntello Jack sarebbe molto ma molto importante, e tu me l'hai dato, grazie. 60-56, mancano 21 secondi alla fine. Nesterovic va a realizzare. 60-58, mancano 15 secondi. Galanda, Meneghin, Mrsic, fallo di Nesterovic. Time out chiesto da Varese, 60-58. C'era un signore alle mie spalle, un vero gentleman, che mi ha urlato per 40 minuti nelle orecchie. Mancano 9 secondi e 54 centesimi alla fine, 60-58. Questo silenzio non è di distrazione, è un silenzio che è figlio di una tensione davvero raramente provata. Velio. Uff. 61-58. Questa immagine che avete appena visto, 2 su 2, 4 punti, 62-58, Sconocchini va dentro e non sbaglia, Mrsic, fallo a 3 secondi dalla fine, 62-60, due tiri liberi. Quinto fallo di Abbio. Charlie, esce Galanda. Ecco, io devo dire che Galanda, beh, basta, no? Non devo dire più niente. 62-60 il punteggio, 3 secondi. No. Forza Velio. Ok, 63-60. Sconocchini, è passato un secondo, due secondi e anche una manciata, i centesimi, ma sono troppo importanti. Bel recupero di... È fatta! È fatta! È fatta!
è fatta! È fatta! È fatta! È fatta! Ce l'abbiamo fatta! Che bello! È bellissimo! È bellissimo! Davvero una grande, grande stagione per Varese, comunque vada, scusate il tono della voce del vostro telecronista, io sto troppo... Sono troppo... troppo commosso, vediamo se riesco a prendere, no, non riesco a prendere nessuno, ma non fa niente, ve li porterò in un altro momento, basta, meglio che concluda qui. Grazie a tutti, davvero grazie a tutti, e poi speriamo di vederne ancora delle belle. Sì. Molto bello. Basta. Chiudo qui. Grazie a tutti, alla prossima. 60. Subito dopo il fischio finale sono cominciati i cortei dei tifosi nelle strade cittadine. Da giovedì prossimo la serie della finalissima. A Bologna ieri sera per noi c'era Franco Ferraro. Sentiamo. È fatta! 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 Ce l'abbiamo fatta! Che bello! È bellissimo! È bellissimo! Davvero una grande, grande stagione per Varese, comunque vada, scusate il tono della voce del vostro telecronista. Varese c'era, lo si è visto da subito, Bologna no, è chiaro. Da una parte una squadra affamata di vittoria e caricatissima, nonostante lo scivolone di 48 ore prima. Dall'altra un gruppo che gioca in casa ma con paura, la paura di uscire di scena davanti al pubblico amico. Ed è quello che accade. I Roosters hanno vinto perché sono stati superiori alla Kinder in tutto. Lo dicono i numeri, 60% nel tiro da 2 contro il 47% di Edwards e Soci, 37% nel tiro da 3 contro il 13% degli avversari, 82% dalla lunetta contro il 75% dei Felsinei. E anche alla voce rimbalzi, Varese, battuta dai numeri, di fatto ha vinto. I 27 rimbalzi dei Roosters contro i 29 dei lunghi bolognesi sono un grande risultato, considerando che gli arbitri hanno martellato il povero Santiago, costringendo Recalcati a far giocare a lungo come centro Galanda, ben supportato da Zanus Fortes. Jack è stato immenso, 13 punti con 4 su 7 dal campo, 4 su 4 ai liberi e 5 rimbalzi. Superbo De Paul, 3 su 4 da 2, 2 su 4 da 3 e 5 rimbalzi. Grande Cecco Vescovi, con un minuto micidiale, penetrazione da Full Metal Jacket e legnata ai 6,25 m. Commovente in difesa Meneghini a servizio della squadra, non in gran giornata Pozzecco, appena 4 punti con 4 palle perse in 29 minuti. E Mersic, 6 punti in 30 minuti e anche per lui 4 palloni gettati al vento, ma micidiale dalla lunetta. Tutti insieme però hanno costruito la vittoria. Mentre dall'altra parte solo Bill Edwards teneva a galla la Kinder. Alla fine l'ex varesino risulterà il miglior realizzatore del match e anche il miglior saltatore, con 18 punti e 8 rimbalzi. Alla fine è festa grande, i ragazzi di Recalcati si abbracciano. Adesso c'è la finale, un appuntamento con la storia. Bene, ora sentiamo le interviste ai protagonisti della partita, realizzate sempre da Franco Ferraro. Devo dire grazie veramente, sono veramente orgoglioso di allenare questa squadra che ha fatto dei passi da gigante, perché anche in una giornata dove non abbiamo brillato, magari come al solito con alcune individualità importanti, la squadra ha saputo reagire e ha saputo mettere sul campo. Direi che abbiamo preso dalla Kinder le sue cose migliori e queste cose ci hanno permesso la coesione, l'orgoglio, la determinazione, la capacità di sfruttare i momenti
negativi degli avversari, la pazienza di aspettare il nostro momento migliore. Quindi direi che questa semifinale porta in finale una squadra sicuramente ancora più matura di quello che era all'inizio di questa serie. È finale, due volte su quattro vince la Bologna, è solo un'impresa che può fare una grande squadra. Beh, a questo punto direi di sì, è proprio una dimostrazione ultima di maturità per queste semifinali, non ultima per l'anno, perché adesso stasera festeggeremo, perché è giusto che sia così, è inutile nasconderci dietro false, diciamo, ipocrisie, poi da domani subito pensare alla finale. E come sarà? Beh, chiunque sia, io penso Team System, una qui a Bologna gliela pizzichiamo, per cui non c'è problema. Con la Benetton non vince Varese, per cui è scudetto. Bello come il sole, contento. Te lo merito. Allora, siamo in finale, mi sa, stavolta, dopo tutto quello che abbiamo passato, aspetta che mi abbottono, se no mesce una palla. E, ciao. Ciao, come stai, bene? Sei contento che siamo in finale? Mi sembra di sì. Va bene. E niente, sto dicendo, oltre che mesce, no, siamo stati grandi, perché so che qualcuno ha scritto, ha mandato delle lettere sui giornali che siamo dei perdenti, può essere, ci sta, però oggi mi hanno dimostrato il contrario. Io sono molto orgoglioso soprattutto dei miei compagni, questo lo devo dire, perché hanno giocato in maniera incredibile, incredibilmente maci dal punto di vista agonistico, quindi si possono incolpare questi ragazzi di tutto tranne che adesso dei perdenti, perché secondo me il perdente rispecchia un po' una mentalità passiva e loro non lo sono mai stati. Ma indipendentemente da questo so che è un caso sporadico, nel senso che questo è un personaggio unico. Mi dispiace che la pensi così, noi cercheremo comunque di fargli cambiare idea. E poi volevo aggiungere questo, che questa vittoria è di tutti, non abbiamo vinto ancora niente, non abbiamo vinto lo scudetto, però per noi è già una piccola vittoria, una piccola soddisfazione arrivare in finale, regalare la finale ai nostri tifosi, riuscire a battere la Kinder dopo anni che vinceva. Quindi voglio dire, è un merito in più questo. Siamo venuti qua dopo una sconfitta pesante in casa, ma però siamo giocati ancora bene, specialmente in difesa, perché queste partite vince chi gioca meglio in difesa. Noi siamo giocati meglio stasera e siamo vinti. Oh, grande, tu bevi alla salute di questa squadra, una squadra che ha mostrato di avere un gran carattere, due volte vincere qui a Bologna, dopo una rocambolesca in casa. Carattere. Sì, a parte il fatto che avevamo una fiducia incredibile prima della partita. Le analogie con l'anno scorso erano troppe per arrivare alla quinta partita. Stasera abbiamo giocato bene, siamo riusciti ad attaccare benissimo la zona che hanno riproposto, abbiamo trovato ottime soluzioni, Cecco è stato monumentale, Jack pure, Sandro, abbiamo fatto tutti una partita incredibile. Abbiamo dato tantissimo in difesa, abbiamo recuperato palloni importanti, abbiamo giocato a livello dell'arco ritmo della Kinder, cosa che noi non siamo capaci di fare, e alla fine abbiamo vinto noi. Adesso? Adesso siamo in finale, abbiamo conquistato prima l'Eurolega, sicuro, e quindi siamo contentissimi. E adesso siamo in finale, aspettiamo o Benetton o Team System, tanto uno vale l'altro, e andiamo a giocare per lo scudetto. Allora, una prestazione complessivamente molto positiva, io ho visto in mezzo a tutto il resto un minuto tuo, credo, da Cineteca. Quella incursione mi ha ricordato il Vescovi di quando era ragazzo, col sottomano rovesciato e quel canestro pesantissimo da tre. Beh, d'altronde dovevamo andare in finale, cioè era scritto, non potevamo così lasciarci andare un anno così bello, dove abbiamo lavorato bene e la meritavamo proprio, non c'era niente da fare, cioè, dovevamo andare solo in finale e basta, eravamo lì, l'abbiamo persa martedì facendo una stupidata, però secondo me è giusto così. Poi bisogna essere anche obiettivi e dire che loro sicuramente erano in difficoltà fisica per le fatiche d'Eurolega, avevano un Danilovic in meno, che è un elemento indubbiamente importante per qualsiasi squadra, però noi siamo stati bravi a approfittarne
e a crederci, perché venire qua una seconda volta a Bologna e vincere su questo campo non è sicuramente facile. Tu cosa avevi detto dopo la finale di Coppa Italia? No, niente. Non ho detto niente, sarei un pirla a non giocare alla finale. Adesso voglio giocare, voglio vincere, perché mi sono rotto veramente le palle, scusate il termine, ma non ne posso più. Io quasi quasi dovevo fare un'intervista da tifoso di grande, non da giornalista. Vabbè, questo lo tagliamo. Comunque Jack, una prestazione bellissima. Ah vabbè, allora una prestazione bellissima davvero di squadra e chiamato a fare forse davvero il centro di ruolo, credo che tu te la sia cavata egregiamente. Ecco, al di là di questa considerazione, la squadra ha reagito in modo stupendo alla sconfitta casalinga. Sì, diciamo che soprattutto nelle ultime tre partite si è visto che il fattore campo è contato poco, è contato più il cuore, è contata la voglia di andare a prendere i palloni, la voglia di fare canestro. E in effetti probabilmente l'altra sera, parlo di martedì, la Virtus sentiva che poteva essere l'ultima partita, per cui ha dato tutto e ci ha sorpresi. E noi avevamo dominato il primo tempo, poi ci siamo fatti fregare nel secondo. Questa sera non abbiamo mollato, siamo stati bravi a tenere tutto il tempo, a giocare col cuore. Io magari pagando un po' di peso sotto canestro sono riuscito a contrastare anche con quattro falli, con Nesterovic super tutelato questa sera dagli arbitri. Direi che questa sera ha vinto il cuore. Sì, sono contentissimo anche perché stasera sono riuscito a giocare, a dare il mio contributo. Sì, la Kinder ha giocato una partita non buonissima, si vedevano che hanno sofferto le finali dell'altra settimana, però niente, noi siamo riusciti a dare un buon contributo, anche i lunghi, anche soprattutto con Jack, sono riuscito a dare un buonissimo contributo, siamo arrivati in finale, non so, non riesco ancora a capire bene cosa è successo, anche perché è il primo anno che giochi in A1 e sono arrivato lì, adesso con calma riuscirò a capire bene. Complimenti, e comunque partita credo davvero di tutta la squadra. Sì, tutta la squadra, ha detto giustissimo. Chi prima, chi dopo, tutti quanti hanno dato il loro apporto, il loro mattone, ed è così che dobbiamo giocare e dobbiamo vincere le partite, insomma, in questa maniera qui. Non c'è nessuno che da noi che fa 30 punti in partita e che può garantire sempre quella cifra lì. Tutti quanti portano il loro mattone e tutti quanti lavorano per la costruzione di una casa comune, in questo caso è la vittoria. Oggi si è visto benissimo e è andata bene così.